L'ultima richiesta di denaro l'oncologo Vito Lorusso l'avrebbe fatta, secondo gli inquirenti, pochi secondi prima dell'arresto, promettendo ad un paziente di evitare le code. I poliziotti lo hanno bloccato in flagranza nel suo studio, dove aveva appena intascato 4 banconote da 50 euro l'una, ripiegate e consegnate in contante dal paziente e dalla sua compagna. Lorusso, oncologo dell'Istituto di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II di Bari, è accusato del reato di concussione. Le indagini, coordinate dalla Procura di Bari, sono scattate lo scorso 20 giugno con la querela del parente di un paziente defunto. In ospedale e nello studio del medico sono state installate telecamere ed effettuate intercettazioni telefoniche ed ambientali che avrebbero provato condotte ripetute quotidianamente. Lorusso, si legge nel verbale di arresto, si vantava della propria competenza denigrando quella dei suoi colleghi, prospettando rischi ma rassicurando i suoi pazienti e catturando la loro benevolenza per incassare denaro. L'oncologo, si legge negli atti, aveva creato una situazione di sudditanza psicologica nelle persone che assisteva, denigrando il Servizio Sanitario Nazionale per spingere i malati di tumore a pagare somme non dovute per farsi seguire da lui ed evitare lunghe attese. Durante le perquisizioni, anche in casa, sono stati trovati altri 800 euro in contanti e materiale informatico. Lorusso è stato sospeso in via cautelare dall'Istituto Giovanni Paolo II. Noi respingiamo ed espungiamo ogni atteggiamento come quello contestato dal nostro sistema di lavoro e dalla nostra cultura, che è una cultura ovviamente basata sulla presa in carico dei pazienti, che non possono mai essere considerati né trattati come merce di scambio.